Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, il programma ITVR Tele Italia. Tre gli argomenti: il primo è il toccante ricordo, la commemorazione di Massimiliano Pescini, prematuramente scomparso lo scorso 25 maggio. E poi è stata anche l'ultima seduta della neo sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, che lascia il ruolo di consigliere regionale. Parleremo di una mostra inaugurata dentro il mare, la mostra di Sandro Leonelli. Quindi un ricordo sentito e commosso, partecipatissimo, quello di Massimiliano Pescini. Si è tenuto in Consiglio regionale mercoledì 12 di giugno. In aula i consiglieri regionali, il presidente della giunta, gli amici, i familiari hanno ricordato insieme ai sindaci della zona del Chianti e della Valdelsa il consigliere regionale scomparso prematuramente, come abbiamo detto, lo scorso 25 maggio dopo una breve malattia. Prima di essere eletto, Massimiliano Pescini ha ricoperto vari incarichi, tra i quali quello di sindaco di San Casciano Val di Pesa. Avrebbe compiuto 50 anni il prossimo settembre. Sul suo scranno un mazzo di fiori. Ascolteremo anche il commento del nuovo sindaco di San Casciano e anche il commento di Fiammetta Capirossi, la prima non eletta della lista PD, che a questo punto ha preso il posto di Massimiliano Pescini sui banchi del Consiglio regionale. Credo sia veramente impossibile dividere l'uomo dal politico. Massimiliano Pescini rappresenta la buona politica e ha sempre rappresentato una qualità altissima, sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista di volontà nel capire e comprendere gli altri, la capacità dell'ascolto che poi si trasformava in azione politica. Lascia un'eredità pesante, ma sicuramente ricca e densa di tantissimi contenuti e un modo dell'approcciarsi alla politica che in pochi hanno e che sanno davvero fare non da soli ma insieme agli altri. E devo dire che rappresenta proprio quella che è la visione di Massimiliano della Toscana, di una terra che ha sempre a cuore non solo quanto c'è da fare ma anche quanto è stato fatto, ricca di storia, di sacrifici, ma anche consapevole che il futuro deve essere trovato lavorando e conoscendo gli altri. Una giornata triste, mi sarei aspettato tutto ma mai di dover salutare un collega, un amico, una persona speciale, uno di quei rappresentanti delle istituzioni di cui avremmo sempre più bisogno. Non è retorica e non è perché Massimiliano non è più con noi. In questi anni ho imparato a apprezzare l'amore per la sua comunità, l'amore per la Toscana. Nel suo sorriso si legge la buona politica, la politica fatta di ascolto, la politica fatta di prossimità. È un esempio per le ragazze e i ragazzi più giovani. La buona politica esiste e Massimiliano la incarnava. Ne sentiamo la mancanza forte, io sento la mancanza dei suoi consigli. Spesso arrivava nella mia stanza, bussava, entrava e riusciva a trovare sempre le parole giuste anche nei momenti più difficili. Se ne va un uomo educato, se ne va un politico appassionato, se ne va una persona di cui la Toscana tutta sentirà la mancanza. Massimiliano era prima di tutto un amico, un politico, una persona intelligente che utilizzava la sua intelligenza a servizio degli altri, il senso dell'appartenenza al proprio partito, alla nostra comunità, a quella del Consiglio regionale della Toscana, un sindaco al quale il proprio territorio voleva bene ed era una persona che ha lasciato un ricordo incredibile in tutto il Consiglio regionale e credo che sia stato un atto di dovere istituzionale dovere fermarsi, ricordarlo e soprattutto portare alla memoria della nostra regione una figura di un valore politico di altissimo livello. Il ricordo e il patrimonio che lui ci lascia è quello di una bella faccia della buona politica, della politica fatta con generosità, della politica fatta al servizio della comunità. Massimiliano era sempre con il pensiero rivolto ai bisogni dei territori, ai bisogni della sua comunità, sia quella civile sia quella politica.
insomma, una persona che aveva in mente la politica come servizio e praticava la politica come servizio. Ovviamente siamo rimasti tutti molto scioccati, frastornati dalla velocità e dalla crudeltà che la vita a volte riserva e soprattutto ha riservato a lui. Abbiamo rivolto nuovamente un grande abbraccio affettuoso alla sua compagna, al babbo, alla mamma, alla sua famiglia, a tutte quelle persone che a San Casciano e in Toscana gli avevano reso un grande omaggio, un grande abbraccio con una partecipazione straordinaria e commossa, come anche questa mattina abbiamo visto in aula. Io vorrei ringraziare tutti quelli che sono intervenuti ricordandolo con parole bellissime ma appropriate, compresi i rappresentanti delle minoranze, a dimostrazione che si può fare la politica con il ragionamento, si può fare la politica basandosi sulle idee e confrontandosi sulla bontà delle proprie convinzioni per trovare una sintesi che ci faccia andare avanti nell'interesse complessivo. Ecco, Massimiliano era una persona che sapeva fare questo, era anche una persona allegra, una persona che sapeva sdrammatizzare, che aveva delle battute simpatiche ed efficaci, era insomma una persona capace di tessere e di dialogare. Questo è stato riconosciuto da tutti e credo che lui ci lascia un grande patrimonio, oltre a un grande ricordo, perché quando pensiamo a lui sicuramente riusciremo ad interpretare la politica in una maniera migliore. È stata una commemorazione bella, venuta dal cuore da parte di tutti. Io non lo conoscevo benissimo se non in questi 3 anni e mezzo del Consiglio regionale, quindi diciamo quello che posso dire io è marginale, però vista l'afflato con cui tutti si sono espressi ho cercato di posporre i miei sentimenti a una frase del Foscolo che è: chi non lascia poca gioia nell'urna, chi non lascia eredità di affetti, e lui ne ha lasciati veramente tanti. Ho fatto l'unica cosa che si poteva fare in questa circostanza, cioè raccontare la verità. Io con Massimiliano avevo un rapporto politico da 2-3 anni, un rapporto personale di amicizia da 10, quindi ovvio che i miei ricordi stiano più fuori dall'aula che dentro. E la stranezza di questo rapporto, ho raccontato un episodio che racconto volentieri anche a voi perché la dice lunga su quanto sia strana a volte la vita. Io ero reduce, sono reduce da una campagna elettorale fatta in 4 regioni in giro per la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio per le elezioni europee. Massimiliano lo sapeva e ha battuto, mi ha detto: quando vieni a San Casciano, quando passi da San Casciano dimmelo che vengo a darti noia. E alla fine la tornata elettorale ha voluto che il giorno scelto per andare a San Casciano fosse proprio il giorno in cui Massimiliano è morto, e per me questo vuol dire qualcosa. Quindi è un messaggio su quanto è strana la vita, ma su quanto a volte le coincidenze siano incredibili. E che niente, stamattina ho raccontato questo, ho raccontato l'amicizia che ci legava, ho raccontato le vostre delusioni quando ci intervistavate perché non riuscivate a farci litigare, perché era difficile litigare, perché siamo due persone che cercano sempre di trovare un punto di confronto e di mediazione e non di rimanere arroccati sulle proprie posizioni. La Toscana, non soltanto il Partito Democratico, la Toscana perde una risorsa importante per tutti. Oggi è stata una giornata veramente molto complicata, stamattina per un motivo e oggi pomeriggio con il mio insediamento per un altro. Pensavo di essere più forte, invece oggi mi sono scoperta molto più debole di quello che non credevo, perché avevo promesso a me stessa che avrei dato onore a Massimiliano cercando di non piangere, invece così non è stato e ancora faccio fatica. Sono felicissima di poter rendermi utile al mio territorio.
So che Massimiliano avrebbe detto: Fiamma, vai e fai quello che sai fare. Quindi con questa spinta e con l'abbraccio dei familiari stamani, che per me è un conforto incredibile, spero di poter essere utile per il mio territorio, per la regione e per il mio partito, che mi ha sempre sostenuto e per cui ho sempre lottato. E per Fiammetta Capirossi anche un ritorno in Consiglio regionale, lei era stata consigliere nella scorsa legislatura. Invece per la consigliere Laura Bugetti la seduta del mercoledì pomeriggio è stata l'ultima alla quale ha partecipato, infatti lascia il ruolo di consigliere regionale dopo essere stata eletta alla recente amministrativa sindaca al primo turno della città di Prato. Beh sì, è sicuramente una grande emozione per me, con un po' di nostalgia. Un saluto a tutti i miei colleghi che mi hanno accompagnato in questi bellissimi anni. Un ricordo particolare va a Massimiliano Pescini e quindi con il mio cuore un piccolo pezzo della vittoria lo dedico anche a lui, che mi è stato a fianco, che ci aveva creduto e che mi aveva spinto in questa avventura. Quindi sarà sicuramente un momento per me commovente, ma con il ricordo e con l'esperienza che mi porto dentro, che sicuramente mi sarà utile per quello che andrò a fare da domani praticamente. Quindi il ricordo delle leggi fatte, del lavoro fatto. Abbiamo iniziato questa legislatura in piena pandemia, quindi con alcune urgenze che ora sembrano lontane anni luce, ma che in quel momento erano davvero difficili da gestire, fino ad arrivare poi ad una normalità e quindi a lavorare e programmare con tutta una serie di leggi che per questa regione sono state secondo me importanti. Quindi il mio piccolo contributo da presidente è l'onore di aver servito questa regione, perché è davvero una grande, grande soddisfazione per me. Cambiamo argomento, un viaggio affascinante nel mondo sommerso, un mondo che regala sempre nuove e inaspettate emozioni anche a chi è abituato a frequentarlo quotidianamente. Sandro Leonelli fotografa il mare nella sua accezione più ampia. E nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi del Consiglio regionale è stata inaugurata la mostra Dentro il mare, un viaggio nel blu della Toscana. L'esposizione, che si può visitare a ingresso gratuito, proseguirà fino al prossimo 22 di giugno. Per me è un grande orgoglio presentare questa mostra intitolata Dentro il mare, di un grande artista che è Sandro Leonelli e che nelle sue opere, nei suoi scatti davvero ti cattura e ti senti dentro quel mare. Per chi come me è isolano dell'Isola d'Elba, chiaramente mi sento dentro questi scatti e si percepisce davvero quelle che sono le bellezze del nostro mare, dell'arcipelago toscano e di tutta la costa che abbiamo davanti, Piombino, che sono poi le zone dove Sandro Leonelli ha portato avanti con tantissima professionalità e un grandissimo lavoro una mostra che è visitabile qui presso il Consiglio della Regione Toscana fino al 22 di giugno e che invito tutti a vedere, perché veramente ti dà quel senso anche della vita del mare, e un progetto anche che poi guarda a quello che deve essere la tutela del mare, e come diceva mio nonno, il mare deve essere sempre rispettato, e anche in questa definizione, in questa mostra, si percepisce davvero quello che deve essere la tutela e il vivere il mare, che si deve assolutamente vivere, ma che si deve anche e soprattutto rispettare. Questa è un tributo all'amore per il mare, e quindi parleremo di mare, parleremo soprattutto del mondo sommerso. Quanto è importante, grandissimo patrimonio di cui la Toscana si privilegia di avere col suo arcipelago delle sette isole. E oggi siamo a Firenze, questo viaggio è partito l'11 d'aprile del 2023 da Piombino, fa parte di un progetto itinerante. Abbiamo viaggiato in tutta la provincia di Livorno e oggi siamo felicemente a Firenze a portare ai nostri cari amici fiorentini un contributo e soprattutto una testimonianza del mondo sommerso. Io sono legato a questa mostra non solo da un aspetto professionale, perché appunto è parte della nostra missione come Guardia Costiera, la tutela dell'ambiente marino e la promozione degli usi sostenibili e compatibili con l'uso da parte di tutti del mare, ma anche a livello personale, perché in questo percorso ho avuto la fortuna di accompagnare il curatore un po' in tutte le fasi, e credo che sia
un momento molto importante, molto positivo, perché la tutela del mare passa anche dalla promozione della sua bellezza, perché davanti all'evidenza tanto semplice quanto meravigliosa di quanto è ricco il mare, è più facile anche promuovere un'educazione verso le persone a un maggiore rispetto e a un uso consapevole della risorsa marina in tutti i suoi aspetti, dagli aspetti ambientali alla tutela della pesca, alla navigazione e mille aspetti e le mille ricchezze che il mare ci può dare. E questo era anche l'ultimo argomento per il nostro settimanale dedicato al Consiglio regionale. Grazie per essere stati con noi.